giorno e la storia. Oggi è l'11 febbraio. ...1929, Santa Sede e regime fascista siglano i patti lateranensi. 1945, termina la conferenza di Yalta. 1975, Margaret Thatcher è il nuovo leader conservatore. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi ho deciso di parlare dell'Iran e di Khomeini, ma anche dell'oggi, della Siria, dove si stanno compiendo gli stessi errori che portarono allora il fondamentalismo al potere.